C'è un tema che non ho ancora affrontato in queste settimane di incontri, il tema delle donne, dei loro diritti. A me non piace improvvisarmi e allora mi piacerebbe molto incontrare le donne, le loro associazioni, tutto quel meraviglioso mondo dell'associazionismo che è anche una parte identitaria forte di questa città e chiedere loro come la pensano su tante cose che mi sono molto care. Prima di tutte quella della rappresentanza delle donne dentro la giunta, ma anche dentro le nostre società partecipate. È un tema importante perché soltanto occupando veramente i luoghi dove si decide che forse le donne possono finalmente prendere più decisioni e essere costrette a meno scelte. Ma c'è un altro tema molto importante per me. Quasi tutte le decisioni che prendiamo hanno un forte impatto sul genere, hanno un forte impatto sulla vita delle donne. Sono decisioni che riguardano il welfare, ma anche la mobilità, lo sport, la cultura. Ecco, mi piacerebbe capire se ha senso immaginare dentro la giunta una delega proprio all'attenzione costante, alla valutazione dell'impatto di genere sulle scelte che prendiamo. Poi c'è il tema della salute. La salute delle donne ha bisogno di una attenzione specifica e in questo è importantissimo il ruolo del sindaco, cose importanti che hanno contribuito molto alla modernizzazione del nostro paese, come i consultori, i centri antiviolenza, devono veramente essere pezzi sui quali lavorare per farli evolvere, per farli diventare luoghi dove si può oggi trovare anche una risposta più ampia rispetto ai temi tradizionali. Ma poi è importantissimo anche riaprire il tema della pubblicità sessista. Io ho tre bambini e mi rendo conto che la pubblicità ha proprio delle scorciatoie per arrivare a loro. E allora ecco che credo che il tema della pubblicità, della rappresentazione della donna, di certi standard che sono sempre molto violenti con il loro corpo e con la rappresentazione che del loro corpo sono costrette a dare, è un tema sul quale non finiremo mai di discutere. Ecco, queste sono le cose sulle quali vorrei. Però, come ho detto, a me non piace improvvisare e faccio della partecipazione quella vera, dell'ascolto, della condivisione dei problemi, perché l'unico modo per trovare le soluzioni è la chiave di volta della mia azione quotidiana. E quindi, insomma, vi invito, se avete voglia, se pensate che possa essere utile o importante, ad un incontro con me per ascoltarvi e soprattutto poi alla fine per parlare insieme.